Allora, su Viaggio Bosco, quindi Corso Giannone, c'è sicuramente un problema che da quando è stata invertita la zona parcheggio sostanzialmente, dal lato Reggia invece all'altro lato sostanzialmente, c'è un'occlusione proprio di visibilità per chi arriva a Viaggio Bosco, perché le macchine prima da sinistra non arrivavano, era senso unico quel tratto tra l'incrocio di Viaggio Bosco e via Sant'Antonio. Con il doppio senso e con il parcheggio dal lato inverso, ovviamente si crea, c'è questo problema di visibilità e obiettivamente anche io ho abitato lì per un periodo fino a un anno fa e ogni tanto qualche colpetto si sentiva, sinceramente. Sono stati più incidenti anche con qualche, soprattutto quando capita qualche motorino all'uscita da scuola, ce ne sono in quella zona e si sono fatti anche male, sinceramente. Sempre il discorso, diciamo, incroci pericolosi, quello di via Gaudio Solo Lavoro sicuramente è un incrocio pericoloso e scarsamente segnalato, nel senso che crea confusione il fatto, diciamo, diamo per buono che lo stop è messo in posizione giusta, perché non sono un tecnico, quindi non saprei dire, quindi su viale Beneduce a scendere, e che la precedenza l'abbia ovviamente se lo stop è a sinistra via Gaudio Solo Lavoro. Il problema è che nella seconda parte dell'incrocio, riferita a quello che è il traffico che sale da Viale Beneduce in direzione Buonpastore, non è indicato lo stop da nessuna delle due parti. Quindi cosa succede? Che chi ovviamente ha già usufruito di una precedenza all'incrocio e viene da Via Gaudio Solo Lavoro, si lancia per andare dritto in direzione dello stadio del Nuoto sostanzialmente, incurante di chi arriva da destra, che ovviamente non ha segnaletica e quindi dici io sono a destra, ho precedenza. Quindi sicuramente va segnalato in maniera, è uno dei pochi incroci che abbiamo così trafficati a Caserta in fin fine, perché si è cercato sempre con il piano traffico delle precedenti amministrazioni di usare, come dire, di allungare il percorso e creare dei sensi unici. Poi è capitato anche a me personalmente, quindi sono, voglio dire, di arrivare lì anche sulla precedenza, io guardo, perché chi scende poi è convinto di avere la precedenza da Viale Beneduce, ripeto, io non contesto il fatto che ci sia un segnale, però è poco chiaro quello che succede a quell'incrocio, soprattutto poi negli orari critici della città, che sono, ripeto, all'uscita dalle scuole o altre. Via Gaudio Solo Lavoro è un'arteria importantissima che porta sostanzialmente da ovest ad est il traffico urbano dal centro storico a uscire, e è facile, insomma, che ci possa essere un ingorgo, perché va segnato addirittura magari un incidente. Per il resto, l'illuminazione, e noi siamo di quelli che abbiamo sempre segnalato i problemi di illuminazione, non è solo il centro città dei problemi di illuminazione, le periferie, le frazioni, San Clemente, non da ultima, anche la zona di San Leucio, Casola o Casolla, se non vado errato, ha anche avuto di questi problemi e continua ad averli. Quindi c'è, come dire, una fornitura di energia elettrica, o meglio, l'energia elettrica, parliamo di illuminazione pubblica a singhiozzo, perché è ovvio che se salta una zona intera è un problema non solo ma anche quella civile, domestica, di energia elettrica, è un problema di cabina elettrica, però quando salta anche l'illuminazione pubblica è ovvio c'è un problema di gestione degli impianti che probabilmente sono obsoleti e vanno non solo mantenuti, ma vanno anche aggiornati probabilmente, perché insomma sono zone, diciamo, non di recente costruzione, quindi probabilmente va fatto qualche intervento strutturale, perché diciamo, abbiamo fatto una campagna elettorale basandoci prima di tutto su quello che è la sicurezza di una città, la vivibilità di una città, e se noi incominciamo a vedere che il traffico non è scorrevole perché magari c'è un problema di eccesso di traffico, perché dobbiamo ragionare non più come città da 76.000 abitanti, ma noi siamo un capoluogo di provincia e anche, mi permetto di dire, di un'area metropolitana di oltre 300.000 abitanti, che va da Maddaloni a Capua fino a Marcianise. In questo triangolo, oltre ad abitare, ripeto, quasi 300.000 persone, molti di questi o lavorano a Caserta o comunque vengono magari per servizi personali, piuttosto che alla filiale centrale della banca, che sono quasi tutte sul Corso Trieste. Vuol dire, è anche un problema logistico interno, quindi noi subiamo sostanzialmente anche il traffico di cittadini residenti. Questo è però è un dovere da parte del Comune Capoluogo intervenire al riguardo, disincentivare magari l'utilizzo delle automobili, valorizzare quelle che sono le aree a parcheggio perimetrali, soprattutto della città, in modo tale che al centro urbano ci si arrivi con dei mezzi pubblici.